Riccardo, tu hai guardato di qua però, cosa hai visto? Stupendo. Chi? Martina e Michael erano stupendi. Riccardo, mi prendo questa sera. Niente, abito a Baruchella, a 20 chiedi dal quadro, o 20 chilometri da qua. Io abito a Rovigo. Bravissima. Io abito a Luglia. Tu abiti vicino. Allora, dove abitate voi? Per venire a scuola usate la macchina, vero? Sì, io non abito. Certo il pulmino. E certo il pulmino. Quindi ci mettete quanto per venire a scuola? Come sono che uso il pulmino. Anch'io. Quanto tempo ci mettete per venire a scuola? 5 minuti? 10 minuti? Io abito vicino alla scuola invece. Tu abiti vicino alla scuola? Anch'io. La maggior parte di voi abita circa 10 minuti di macchina da qua, giusto? Pensate di venire a scuola alla mattina anziché venire in macchina con il pulmino a piedi. Quanto tempo ci mettereste? E tu vieni in macchina, però pensate, se tu venissi a piedi, quanto tempo ci metteresti? Tanto. Tanto, vero? Ci metterebbe anche tiro di tanto. Certo. E poi immaginate di venire a scuola. Ma io abito più lontano. Immaginate di venire a scuola tutte le mattine a piedi con il caldo, con il freddo, con la cartella sulle spalle, tutte le mattine. Pensate che questi bambini qua per andare a scuola... Ma sai che io questo giorno qua vado sempre in palestra. E anch'io vado sempre in palestra. Beh, adesso però alla palestra non c'entra. Ascoltate quello che vi deve dire Emanuele. Quindi che cosa vi voglio dire? Vi voglio dire che questi bambini, pur di andare a scuola, fanno anche 10-15 km a piedi tutte le mattine. Spesso sono scarsi. Avete notato che questi tanti bambini non avevano neanche le scarpe? No. Non avete visto? Io sì. E come vi sembrano i loro vestitini? Sono e spesso anche tutti rotti, vero? Sì. E come mai? Perché sono poveri. Perché sono poveri? No. I tuoi vestiti invece no, sono diversi. Come mai? Perché la mia maglia è così. Esatto. Perché questo? Perché voi siete fortunati, lo sapete che siete fortunati. Io non ce l'ho di casa. Loro no invece. Loro non hanno, spesso non hanno vestitini puliti, non hanno scarpe, non hanno anche le cose necessarie. Come... Non hanno nemmeno i calzini. Non hanno i calzini. Cose necessarie come il mangiare e il bere. Quante volte voi date un morso alla brioche e poi la buttate via perché non vi piace? Vi è successo? Sì. Oppure mai, bravo. Oppure vi capita mai che magari la mamma vi fa qualcosa da mangiare che non vi piace e voi non volete mangiare perché non è buono e gli chiedete di prepararvi qualcos'altro? Io sì. È già successo? Io no. Allora, bisognerebbe... Tu sei un maschio, non cambia niente. Le regole sono uguali per tutti, maschi e femmine. Non c'entra essere maschi o femmine. Quello che vi voglio dire è che ci sono bambini che hanno la vostra età e che non hanno la vostra fortuna. Per cui questo vi dovrebbe servire... Salute! Vi dovrebbe servire a farvi riflettere, perché la prossima volta che la mamma vi presenta un piatto che magari non vi piace tanto, dovete pensare che ci sono dei bambini che non hanno neanche quel cibo lì. Avete visto che la suora gli dava da mangiare in una ciotola un po' di riso, una banana? Quello è quello che loro mangiano tutti i giorni. Riso e banana. Qualche volta magari una variante, un pochino di carne, un pochino di pesce assieme al riso, ma quello è quello che mangiano tutti i giorni. Non esiste la brioche, non esistono i cracker, non esistono tutte queste cose qua.